Il nuovo primo ministro slovacco, Ludovic Odor, 46 anni di etnia ungherese, ha il compito di guidare il paese sino alle elezioni anticipate del prossimo settembre. Il suo predecessore, dimessosi il 7 maggio, in seguito allo scandalo che ha riguardato due ministri, ha parlato ad Euronews del nuovo governo. Well, they are experts and some of them worked already in the ministries, so they know the work. Some of them spend a lot of years around the governments, so I think they are prepared and committed to be successful, and that's what I wish them, to be successful. It's important for Slovakia. Per saperne di più sul terzo primo ministro slovacco negli ultimi 6 mesi, Euronews ha visitato il suo villaggio. Tutti lì lo conoscono, lo ricordano come uno studente brillante e vedono la nomina come un riflesso dei buoni rapporti con la minoranza ungherese. Ez az az általános iskola, ahol Odor Lajos is elvégezte az első 4 osztályt. A polgármester elmondása szerint már akkor sem jártak ide sokan, és ez azóta sem változott. Most viszont már mindenkinek fel tudja hozni az új miniszterelnök példáját, hogy egy ilyen kis falusi iskolából elindulva is lehet igazán sokra vinni. Magyar Ádám, Euronews, Nagykeszi, Szlovákia.